Ok, c'è da mettersi al lavoro, velocissimo. Come faccio, come faccio, come faccio? Non ho idea neanche di dove andare per mettere sulla roba. Aiuto. Siamo con questi. Abbiamo in produzione ancora un po' di questi. Ferro, ce n'è. Cos'altro mi serviranno? Un po' di questi. E ciao a tutti amici, sono sempre io, Gold, e benvenuti in questo nuovo episodio della nostra serie survival su Space Engineers. Allora ragazzotti, nella fine della scorsa puntata ci siamo lasciati con l'arrivo di un evento inaspettato, assolutamente. E questo evento è, come avevo annunciato negli scorsi episodi, l'arrivo di uno stormo di meteoriti, diciamo, che ciclicamente passeranno su questa zona del pianeta e probabilmente cadranno anche. Quindi quello che dobbiamo fare oggi, dopo aver finito il sistema di reattori nella scorsa puntata, è quello di iniziare a costruire le nostre difese ed è ciò che stiamo facendo. Quindi continuiamo. Allora, per farlo, ho dovuto aggiungere una nuova mod che più o meno ci, come dire, giustifica quello che stiamo per fare. Perché sto per aggiungere dei blocchi che sono queste qua, le power line. È una mod abbastanza vecchiotta che però funziona sempre bene, è sempre fatta bene, che ho recensito parecchio tempo fa. Questa mod permette di costruire queste power line che non sono altro appunto che condotti di energia e servono principalmente per connettere nuove zone. Quello che faremo oggi è appunto connettere queste nuove zone che stiamo per costruire e non saranno altro che delle torrette, possiamo dire. Pannelli da interni. Sì, saranno principalmente torrette, ma saranno fatte appunto a postazione di difesa, quindi non semplicemente il blocco torretta. Allora, sono pannelli da interni. Ok, allora probabilmente ne costruiremo molte più di una. Però effettivamente iniziamo con una per ogni lato. Così da vedere effettivamente più o meno quanti materiali mi possano servire. Dimmi che le ho finite, mi odio. Ecco qua, guardate il blocco, è decisamente fatto bene. E qua, molto carino. Allora, come ci gestiamo questa nuova zona? Prima di tutto devo prendere altre lastre perché ne ho prese un po' a caso, preso dal panico. Vi ricordo che nulla di tutto questo è scriptato e quindi non so effettivamente quando i meteoriti possano iniziare a cadere. Non ne ho la più pallida idea. È semplicemente l'opzione di gioco base. Ho cambiato la sicurezza da sicuro a normale. Non faccio Armageddon perché sarebbe probabile. Allora, saldiamo la base. Ce la fa saldare, magari. E magari si decide a farcela saldare. Ok. Dai, per favore. Bene. No, non te. Dai, veloce che non ho tempo da perdere. Ragazzi, sto blocco non gli piace, non me lo fa saldare. Quindi, facciamo la stessa cosa salendo. Così che siano leggermente rialzate. Direi che saliamo ancora di uno. Ok, in modo da poter connettere la power line. Dovrei aver connesso bene. Ho finito di nuovo le lastre, devo prenderne di più. Decisamente di più. Magari mollo un po' di roba che ho nell'inventario. Ok, allora, via questo. Questo e il resto lastre. Perché ho tutto quell'uranio io? Ah, perché non l'ho messo nei reattori, mi sa. Ma tanto non abbiamo problemi energetici per ora. Ah, ho problemi con l'idrogeno. Ok. Andiamo, andiamo che non c'è tempo da perdere. Quindi dovremmo mettere in produzione anche delle munizioni. Oh mannaggia. Perché non? Perché ho l'antenna disattivata.
Lì c'è poco da fare. Produzione. E non abbiamo il magnesio, non ci credo. Fammi vedere un attimo. Magnesio. Non abbiamo magnesio. Oddio. Uno di questi è vicino. Dobbiamo stare assolutamente attenti. Riattivo tutti e vedo quali sono qua vicini. Oh, ok, uno c'è vicino. E un altro è là dietro. Bene. Prima voglio mettere su almeno la prima torretta. Perché, ragazzotti, se cadono... problemi, assolutamente problemoni, perché dobbiamo iniziare a fare riparazioni. E bisogna vedere dove cadono, rischiamo, eh. Sì che i reattori sono protetti, quindi teoricamente problemi non ce n'è per quello, quindi non vedremo grosse esplosioni, mi dispiace per coloro che se le stavano aspettando. Però per fortuna non ne vedremo. Allora, facciamo... No, 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 no. Faccio io il refueling a mano piuttosto. Ora iniziamo così. La torretta. Ok. Griglia metallica, tubo d'acciaio grande motore, bene. Metallica. Tubo d'acciaio grande. E motore. Mollare un po' di questo. Andiamo, andiamo, andiamo. Poi dobbiamo assolutamente volare a prendere del magnesio. Fatti torretta, attivati. Ok. Targettino sullo snow. Mira i missili e mira le meteore. Ok. Perfetto. Bene, attiva. Adesso dobbiamo andare velocissimo a prendere quel magnesio. E andiamo a quello là dietro. Serve il rover, però. No signal. Bene. Pressurizzato. Ora invece è pressurizzato. Tu ti schianterai molto forte. E invece... Ma aspettate, non me lo ricordavo rosso io questo. Ah, Jack. Ok. Andiamo così prima di tutto, poi piuttosto per fare grossi scavi veniamo con la trivella. Oddio, quanti detriti. Mi devo scaricare perché mi sono portato tutto. Bello però il colore. No, questo è mio. Andiamo a prendere un po' di magnesio. Già un po' di magnesio, quindi non ne scavo altro. Perfetto. Bene, andiamo. Ok, si parte. Io non ho premuto neanche un tasto, sto facendo tutto da solo. Mi vedo un danno. Wow. Che è successo? Dove
capire cosa sia successo. Abbiamo perso dei componenti comunque. Dai, dai. Ah, ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Ok. Beh, le riparazioni alla base. Prima ci serve col magnesio. C'è qualcosa di instabile comunque su questo rover Easy, poi bisogna fare una scansione. Mettiamo in produzione i proiettili e poi occupiamoci delle riparazioni del rover. Sistemato, ora ripressurizza. Dammi tutto il mio magnesio soprattutto. Bene. Ok, stiamo producendo i proiettili per fortuna. Perfetto. È un'andata. Mi sento già un po' più sicuro, ma non troppo. Allora, dato che dovrò lavorare anche sopra il rover, mi metto a fare delle impalcature. Bene, adesso individuiamo un po' i danni. Sembra siano principalmente legati all'armatura e a uno dei sistemi interni che purtroppo abbiamo perso, era un container medio, ma nulla di impossibile da sostituire. Mi dispiace magari per i pezzi che abbiamo perso che erano dentro i container. Ma per ora siamo messi abbastanza bene con le risorse, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Ok, bene. Allora, componenti, computer, componenti di costruzione. Cosa? Motore e schermi. Vedo che c'è anche un danno proprio alla struttura dell'armatura. Qua ne manca una parte, ma nulla di impossibile da riparare. Fortuna non si è danneggiato molto. Parti mancanti, fare nulla. Bene, è riparato. Dato che il rover è stato riparato, direi che possiamo ripassare alla nostra principale occupazione di oggi, cioè quella di continuare a costruire delle difese. Prende. Quanto magnesio abbiamo fatto? Magnesio, non male. 118 kg. Ottimo, ottimo. Ci manca ancora un po' di oro, un po' d'argento, ma generalmente abbiamo tutti i materiali. Ci starebbe anche un po' di platino, però, ahimè, c'è poco che possiamo fare per quello. Comunque, GPS, via tutto. Allora, dove ci spostiamo adesso? Direi che ne possiamo fare una di qua. Utilizziamo Utilizziamo questa parte in mezzo. Ok. Adesso andiamo avanti un po'. Direi che possiamo farla qua. Perfetto.
Non so effettivamente quanto siano efficaci queste difese. Le ho provate in passato, so abbastanza sicuramente che ci difenderanno alla meglio possibile, però sicuramente qualcosa ogni tanto passerà. Perché mi ricordo che le torrette, per quanto provino a colpire tutti i meteoriti che passano, non ce la faranno mai a colpirli tutti, del tutto. Quindi ci dobbiamo preparare effettivamente a riparare alcuni blocchi, il che è una buona cosa, perché un minimo di sostentamento su questo gioco non fa male. Dato che sennò è semplicemente costruisci finché non ti annoi. Adesso costruiamo le power line. La nostra torretta dovrebbe avere energia ora. Torretta Gatling. Linea metallica, motore, computer e tubo d'acciaio grande. Aia. Griglia metallica, motore, computer e tubo d'acciaio grande. Vediamo. Un altro segnale. Perfetto. Un'altra torretta è andata. Ne servono altre due almeno. Facciamo produrre altri 30 contenitori di munizioni. E noi invece ci spostiamo alla prossima zona di costruzione, che è dall'altro lato. Andiamo a prendere le lastre e le munizioni, così riusciamo magari a costruire tutte le torrette in una volta sola. Benissimo, adesso inventario, qua 15 e dall'altra parte anche 15. Dovremmo essere un po' più protetti al momento. Adesso aspettiamo la prima pioggia di meteore e vediamo un po' come si comportano le difese. Vediamo se riescono a stargli dietro. Male che vada, faremo delle riparazioni. Ok, ragazzotti, allora sono riuscito a sistemare il comando. Ho dovuto utilizzare un comando diverso e non quello cargo. E ci siamo. Funzionano. Quindi qua ci dice quanto materiale c'è all'interno della torretta. E boom. Quello che ci serve sapere sostanzialmente. Adesso dobbiamo sistemare. Cioè, scusate, adesso mentre che aspettiamo arrivi la prima pioggia di meteore, perché dobbiamo testare effettivamente le nostre difese, sistemiamo un po' queste cose qua, cioè la pressurizzazione interna, lo scarico qua e il carico dell'ossigeno e cose del genere. Quindi, non so, magari i condotti sotterranei. Eh sì, perché qua c'è da fare assolutamente, c'è da fare dei condotti sotterranei. Io direi però che potremmo fare qua un buco e quindi far risalire da lì il componente che ci serve, che poi non è altro che un tubo trasportatore. Però per farlo prima dobbiamo depressurizzare qua dentro. Depressurizziamo. Ne costruiamo un altro. Lo devo fare da non so quanto tempo, non l'ho mai fatto. Costruiamolo. Ah, grazie Easy. Gentilissimo. Io direi che qua, sul quarto bottone, nome del pulsante, pressione interna. Avremo un po' di lavoro da fare sottoterra, ma fa niente. Unica cosa, fatemi prendere il GPS di dove dobbiamo andare. Adesso, materiali. Servono principalmente componenti di costruzione. Andiamoli velocemente. Ok, andiamo. Oh mio Dio, arrivano, arrivano!
Guardatele! Torrette attaccate, 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 vi prego! Oddio, quante sono! Oh mio Dio, quante sono! Sparate a quelle, sparate a quelle! Ragazzotti, no way! Che munizioni consumano? Parecchie. Wow, è stato bellissimo. Decisamente, ragazzotti. Decisamente. Bello. Aia, mi sono rotto tipo le gambe. Aia, veramente. È stato bello e spaventoso, davvero. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Oh, bene, bene. Perfetto. Direi che funziona. Alla grande anche. Ecco qua. Bellissimo, ragazzotti. Funziona. L'abbiamo fatta. Giusto per essere sicuri, andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte, cioè dalla zona dell'hangar. Ok. Depressurizza. Wow. Funziona. Bene. E un altro problema è stato risolto. E io direi che con questo problema risolto possiamo salutarci per questa puntata. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate e soprattutto se avete dei consigli, mi raccomando lasciatemeli. Io vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!